Un'intera stagione in un'unica sfida, un solo posto playoff a disposizione per due squadre della stessa città. Non può far altro che vincere l'Eagles Aprilia, che affronta nell'ultima giornata del campionato Under 21 regionale Girone A la Virtus Latina Scalo, già sicura del secondo posto in classifica. Un cordiale buongiorno da Enrico Pasquali. Adesso prova a gestire questo possesso, la formazione in maglia orange. Attenzione a questa iniziativa, la conclusione in porta da parte di Martellacci. È stata comunque ottima la risposta di Torre, primo pericolo dunque della partita. Poi cede nuovamente il pallone a Zucchi, Todisco cerca l'azione di sfondamento, poi riesce a conquistare questo pallone, Todisco caccia di sinistro, il pallone termina sul fondo. Ancora una conclusione in porta, questa volta da parte di Zucchi, risposta di Tosti che ha messo in fallo laterale, insiste l'Eagles. Quindi deve segnare ovviamente di più. Attenzione a questa conclusione che filtra nella barriera e poi viene respinta da Tosti. Altra conclusione violenta, il palo colpito proprio da Todisco, anzi traversa, tiro che è stato davvero molto violento e preciso, sta provando da tutte le posizioni Todisco. C'è adesso l'arbitro Sicari di Roma 1 e poi la conclusione da parte di Todisco, arriva Cucuzzella appostato come un falco sul secondo palo, completamente perso dalla difesa della Virtus Latina Scalo e riesce dunque ad imbucare. Era fondamentale cercare di partire con il piede giusto, perde un pallone sanguinoso ancora qui la formazione della Latina Scalo e viene trafitta inesorabilmente da questa conclusione da parte di Bucè. Una sentenza Bucè con la punta del piede destro trova l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Tosti, 2-0 per l'Eagles, squadra in maglia orange. Sarà calcio d'angolo, già battuto adesso con Gori che prova la conclusione di punta, fase di ripiegamento, sempre pronta a recuperare la posizione. Adesso c'è un errore gravissimo però da parte di Bucè, siamo stati smentiti immediatamente. Bucè ha perso un pallone sanguinoso ed era ultimo e ha subito dunque il gol da parte di Gori, che trova dunque la rete del 2-1 e riapre il match. Zucchi cercano di lavorare il pallone, i due, Di Iorio ancora per Todisco, Zucchi si gira, calcio di in porta e poi c'è il tocco ravvicinato di Tedeschi che segna la rete del 3-1, ma gran parte del merito va decisamente a Zucchi che ha letteralmente inventato e propiziato questo gol. E riceve nuovamente il numero 2 proprio sotto la nostra postazione, lavora il pallone ancora con questo suggerimento dentro e poi c'è l'intervento decisivo da parte di Torre che si infortuna. Todisco, caccia in porta, deviazione ancora Todisco, prova in un secondo momento, poi l'intervento da parte di Tosti sulla conclusione ravvicinata da parte di Zucchi. Koulibaly non controlla, pallone regalato a Tedeschi e poi il destro esploso da Bucè e la parata stile Garella di Tosti in fallo laterale. Avanzare la linea della Virtus Latina Scalo per poi colpirla, bel diagonale intanto che è stato partorito da Di Iorio. Ci sono state sicuramente un po' di scaramucce con il numero 8 Danieli. Gioco è ripreso, attenzione a questo diagonale da parte di Cucuzzella, non ha trovato lo specchio per pochissimo. Bella apertura per Cucuzzella da parte di Todisco, duetto nei due, sbaglia però Todisco, 3 contro 1 per il Latina Scalo e c'è l'intervento salvifico di Bucè. E poi il pallone per Koulibaly, incredibile errore, sotto porta da parte di Koulibaly. Poi Gori, perde questo pallone Gori, Todisco, prende la mira, Spinaci, Spinaci prova a far passare il pallone sotto le gambe del portiere. Todisco, che prova ad armare il destro, plastico intervento da parte di Tosti. A sinistra Di Iorio, riparte velocissimo, si accentra, Di Iorio arma il destro, il pallone che sembra terminare in fondo al sacco, invece poi prende una traiettoria velenosa e termina sul fondo. Con questo ripiegamento difensivo, Gori sfida nell'uno contro uno, Di Iorio calcia il numero 10 della squadra in maglia orange. Gli stanno arrivando un sacco di indicazioni, attenzione a questo missile da parte di Todisco. Ancora Bucè che passa davanti al proprio avversario, fortunato qui la formazione del Latina Scalo che può andare a bersaglio e lo fa con Danieli, segna la rete del 3-2, possibili ma non riesce a distillare nulla da questo tentativo, almeno per il momento c'è il gol da parte di Di Iorio. Smentiti anche in questo caso, è arrivata la zampata di Di Iorio che riapre nuovamente i giochi, che riapre ancora qualche chance. Zucchi intanto ha provato con il destro, c'è ancora la parata di Tosti su di lui,
non è finita. E poi c'è ancora questa conclusione da parte di Tedeschi. Dentro per Buce, non era assolutamente male l'idea. Non c'è fallo qui, 3 contro 1, Todisco, 1-2 che si chiude. E arriva il gol da parte di Tedeschi, che fa esplodere il Palameucci. Azione di ripartenza micidiale da parte dell'Eagles, che ha rubato palla ed è riuscita con 3 passaggi dunque a trovare la rete vitale del 5-2. Ma manca ancora 3 minuti però prima della fine di questa partita. E poi c'è ancora la conclusione di Tedeschi, che viene strattonato. È pronto Todisco, che caccia in porta, e c'è la deviazione in calcio d'angolo con il piede destro da parte di Tosti. Poi ci saranno i playoff già conquistati dalla Virtus Adinascalo e possibili, anzi probabili a questo punto della partita. Pasticcia qui intanto Tosti, anche perché la Virtus Adinascalo si sta giocando alla morte questo scorcio finale di partita. C'è il palo, doppio palo e gol, e questo gol scrive la parola fine su questo match e sulla qualificazione conquistata dall'Eagles. Ha segnato dunque Tedeschi, i playoff sicuramente molto positiva per la squadra dell'Eagles. Altro diagonale non controllato dal portiere, e poi arriva il tap-in di Diorio. Ci aveva provato Tedeschi, poi Tosti non ha potuto deviare in maniera definitiva il pallone e ha subito dunque la rete del 7-2 proprio al crepuscolo della partita. A questo punto rimane davvero pochissimo da giocare e l'arbitro ha il fischietto in bocca e finisce qui. Urlo di gioia, liberatorio da parte dell'Eagles, che supera nel finale la Virtus Adinascalo per 7-2 e dunque di prepotenza, di giustezza, va a centrare i playoff arrivando quarta in classifica.